Buonasera a tutti, benvenuti a Pinelli Planet. Questa sera sono da casa mia in casa vostra. Sì, uh, sono qui all'Istituto, allo Switzerland Eye Research Institute di Lugano e ho preferito essere qua da me, eh, dove sto tutti i giorni, la mia casa, la casa della luce, della medicina integrata, dell'oftalmologia del futuro. Che raccogliere l'arcaico e venire in casa vostra. Eh, mi rivolgo a voi, ai telespettatori, a quelli che ci seguono da molto tempo, a quelli nuovi, alle persone che vogliono sapere che cosa significa il Pinelli Planet, che cosa significa uh, la neuroscienza della luce, che cosa significa la non-invasività e che cosa significa... Um, il messaggio della trasmissione del dottor Pinelli. Il dottor Pinelli è un uomo, sono io, che uh, ha passato diverse fasi nella sua vita uh, di studio, di esperienze passando dalla musica, alla professione pianista, direttore d'orchestra, alla medicina, all'oftalmologia e adesso in medicina integrata tramite l'occhio. Quindi ecco, eh, sarete tutti eh, interessati a livello di oftalmologia, però io vi vorrei parlare di, del mondo che circonda eh, il pianeta della luce, dei corpi sottili, e quindi di, di curare tramite la medicina quantistica. È chiaro che bisogna ancora eh, avere a che fare con la luce, quindi, bisogna avere a che fare con. Uh, I corpi sottili e l'occhio. Dunque, cominciamo dall'occhio oculistica. Lo studio dell'occhio è sempre stato mirato e ancora mirato all'occhio come obiettivo. Per quanto mi riguarda, lo è stato per tanti anni, adesso invece è un portale, uno Stargate che porta in tutto il corpo, ma non solamente ai vari organi. Porta al corpo come unità, cioè il corpo che ha un senso in quanto integrato. Quindi gli occhi sono due porte hm, che ricevono la luce, quindi la retina è una sostanza, è una membrana, una serie di sostanze, cinque strati ma non solo, eh, e che riceve elettricità dalla luce, in piccole dosi, contiene un vegetale, la l'uteina, contiene i carotenoidi, la zeaxantina, che sono sostanze che attirano la luce, eh? sono sensibili a questo, stimolano i fotorecettori, quindi i fotos, la luce, e ricevono, eh? e i mitocondri, che sono gli organoli eh, i energetici, quindi danno energia alle cellule. I mitocondri non ci sono solamente in retina, ci sono in tutte le cellule del corpo, che sono connesse da questo eh, messaggio elettromagnetico gravitazionale, quindi il campo toroidale, il famoso life field del professor Saxton Barr che scrisse un libro dell'Università dello Yale negli anni 70. Torniamo a noi. Qual è l'argomento di questa sera, oltre a questa introduzione, è la fotobiomodulazione, ovvero foto, luce, bio, la vita, modulazione. La luce non è nemica di no, degli occhi, ma nemmeno neanche della pelle, oggi anche i dermatologi usano la, la fotomodulazione per curare, per esempio, problemi della pelle. Una volta si diceva che la luce era nemica dell'occhio, era nemica della pelle. Ancora oggi ci si ripara dalla luce invece andrebbe modulata e la luce è cibo come per le piante. Io dico sempre: se avessimo le retine verdi saremmo piante. Abbiamo le retine arancioni perché abbiamo dei pigmenti naturali che portano al color ambra nello spettro del visibile, eh, e il color ambra è verso l'arancione, l'infrarosso, sono quelli utili al corpo e alla retina. Quindi la fotomodulazione la usiamo per i maculopatici, maculopatia asciutta, che non è la maculopatia umida, quindi dalla slide possiamo vedere la differenza tra asciutta e umida. La maculopatia secca o asciutta è eh, storicamente la maculopatia che tutti conosciamo. La maculopatia umida è un sintomo, un sintomo che eh, 30 anni fa non esisteva nei libri di, di oftalmologia. Perché oggi c'è anche l'edema? Perché il paziente è sistemico, vascolare, dismetabolico e quindi esistono diverse scuole di pensiero per togliere la maculopatia umida, i protocolli di iniezioni Protocolli di iniezioni quindi ecco farmaci, oppure esistono anche nutraceutici, quindi prodotti che riescono a ridurre l'edema. Per esempio il Macula Project eh, che noi abbiamo formulato e quindi riducendo l'edema, poi la, la retina può, diventando asciutta, essere fotobiomodulata. Quindi maculopatici potete benissimo eh, dire a voi stessi e a chi altro la maculopatia, che oggi c'è un rimedio per la stabilità e in alcuni casi anche miglioramento. L'articolo infatti qui di Cellar4 che vedete parla di fotobiomodulazione e nutraceutica associata, e lo chiamano il protocollo di Lugano e la rivista Cellar4 è una rivista importante, è una rivista gestita da Miami da un grandissimo team di universitari. Tornando a noi, cosa significa oggi fare la fotovimodulazione per i maculopatici? Cosa significa? Significa fare uno screening prima di una serie di esami con l'OCT e non solo CT, e poi decidere un trattamento. Spesso lo decidono in giornata le persone che vengono da noi. Noi facciamo ogni giorno tante persone eh, con trattamento di fotovimodulazione. È uno stimolo prima con una luce eh, alternata e poi a palpebra chiusa con un infrarosso eh, molto lieve ma a palpebra chiusa. Quindi alterniamo, occhio aperto, occhio chiuso, per qualche minuto per occhio e tutto a posto. In più aggiungiamo anche la vibrazione sonora con a bassi Hz che dà la vibrazione e eh, gli stimoli multisensoriali che avevano le cellule molti, molti miliardi di anni fa sopravvivendo in quel modo. Le prime formule vegetali, fotosintesi clorofiliana, quindi la luce come cibo, producono oss ossigeno, poi esiste, eh, sono arrivati gli animali, gli animali che si nutrono anche di altri esseri viventi, cosa che non fanno le piante, e poi esistono i erbivori, e poi alla fine i carnivori, e poi l'uomo. Quindi, nella scala di gerarchia, io pongo al primo posto le piante che hanno dato anche degli apporti anche a noi, abbiamo noi vegetali nel, in qualche tessuto e stimolati la luce possono riuscire a stimolare i mitocondri, il cui DNA non è quello delle cellule, quindi sono altri ospiti delle nostre cellule. Quindi questo per dire cosa? Che i maculopatici oggi possono eh, fare la fotodimodulazione e poi con la nutraceutica dopo, diversi mesi, eh, hanno un prolungamento dell'effetto della fotomodulazione. E noi vediamo dei casi di... Miglioramento stabilità in tanti OCT come potete vedere anche dalle immagini in questo momento fanno vedere un OCT con delle drusen prima, quindi coppia secca, e dopo sei mesi drusen diminuite o in alcuni casi proprio sparite. Poi bisogna continuare con la nutraceutica e si può vedere anche di fare una fotovimodulazione all'anno no. o ogni due anni dipende a volte basta una volta sola la nutraceutica invece diventa poi uno schema a tre mesi alternati una prescrizione tre mesi sì tre mesi no di mantenimento e come ci si può informare su questo a parte gli articoli scientifici che vi ho mostrato e mostreremo durante la trasmissione ma il numero che vedete in sovrimpressione è un numero di telefono dove ci sono specialisti uh, a rispondervi il nostro team, quindi potete fare delle domande sia qui in serie in questo momento, di là, sia anche nella sede di Telecolor. E quindi ecco, potete chiamare e lasciare il vostro numero e verrete richiamati e addirittura vi verrà spiegato il protocollo, vi verrà spiegato cosa succede, vi verrà spiegato come si fa. Sicuramente abbiamo, avendo pazienti che vengono anche dall'altra parte della Terra, chiaramente non solo dall'Italia, ma in Francia, in Germania, Australia. Sud America, la settimana scorsa c'era gente dal Messico. qui. È chiaro che chi viene fa la visita, fa anche la foto subito e quindi abbiamo un'agenda in giornata e poi se torna a casa prende l'aereo la sera o la macchina e torna a casa. Accompagnato se non vede tanto bene perché è macula, maculopatico avanzato, ma se all'inizio può fare anche da sé. Questo per dire che ai primi sintomi è, è importante eh, questa trattamento di fotovimodulazione nutraceutica. Nei casi più eh, favorevoli diamo la nutraceutica subito di preparazione, la fotovimodulazione a sei mesi se servisse. Chiaramente noi spesso siamo anche l'ultima spiaggia, vediamo anche dei casi difficili, ma sempre di più vediamo dei casi di persone che hanno un'iniziale maculopatia. Per quanto riguarda invece quella umida, io chiuderei il capitolo così, la maculopatia umida non è mai da sola, non è mai separata da altri problemi. Questo edema che potete vedere in queste slide la, la differenza tra maculopatia secca e maculopatia umida. Tra epitelio pigmentato e coroide esiste un edema, esiste un liquido che non dovrebbe esserci che separa gli strati e crea delle distorsioni. Il paziente vede storto, vede male, ha le metamorfopsie e va dall'oculista. Ecco, se il medico invece è integrato, e non è solo oculista, ma in conto di un sistema, a questo punto cercherà di mettere a fuoco e capire che il paziente è un paziente dismetabolico, vascolare e quindi eh, diabetico. E quindi ci sono altri specialisti che gestiscono l'equilibrio. E l'occhio ha, ha avuto un problema alla macula. Quindi il paziente vede male e vada all'oculista. Se il paziente avesse, avesse invece un problema epatico, vascolare eh, o ah, di altro organo va spesso dallo specialista dell'organo, mentre invece il sistema vascolare, il sistema neurologico, il sistema metabolico andrebbe valutato da uno specialista più ampio, ipocratico. Ecco perché la mia medicina, ma anche il nostro istituto, sta andando verso la medicina integrata. Quindi voi maculopatici e lo potremmo diventare tutti, me all'inizio di questo sintomo, dopo aver fatto iniezioni, dopo aver fatto anche altre cose o diagnosi, potete comunque chiamando avere informazioni e poi, se volete, potrete anche concentrarvi su una consulenza qui che vede più persone e poi anche il sottoscritto e poi praticare immediatamente il trattamento che dura pochi minuti è in invasivo, è meraviglioso, luce, poi lo vedete anche in altri filmati durante la trasmissione, magari anche in pezzi che verranno eh, mandati di pazienti che hanno fatto durante il trattamento e sono eh, non solo so sono soddisfatti anche di quello che hanno fatto, ma sono anche un po' più felici anche i controlli, ma nei mesi dopo, nelle settimane dopo, perché lo stimolo luminoso e eh, lo stimolo vibrazionale eh, attiva la ghiandola pineale. La ghiandola pineale è la grande sconosciuta della scienza o conosciuta solo per ritmo sonno veglia, in realtà ha ben altro da dirci. E nel prossimo autunno, quando poi usciremo con il nostro primo libro sulla ghiandola pineale scientifico che io abbia avuto la fortuna di vedere, studiandone tanti altri, riusciremo a capire veramente come si può. Stimolare, sicuramente la ghiandola peneale si attiva con la luce e la vibrazione sonora a livello scientifico e vibrazionale. Poi ci sono altri modi per poterne parlare, ma la fotobimodulazione è una nobile scusa a livello di maculopatia per andare a stimolare tutto il sistema. Quindi ecco, il maculopatico oggi deve sapere che c'è non una speranza, ma una soluzione al suo problema con un'applicazione veramente, uh, direi, piacevole. Io ad esempio, che non sono grazie a Dio ma colopatico, sono un ex miope, quindi mi sono fatto trattare tanti anni fa la miopia, ho comunque un uh, occhio uh, più ovale di un occhio che vede 10 na decimi naturali, perché avevo un difetto visivo di diverse dioteri di miopia. Ecco, quindi io mi faccio una fotovimodulazione una volta all'anno e uso la nutraceutica per rinforzarmi il tessuto retinico perché eh, la mia retina è rimasta la, la retina di un ex figlio. L'altra cosa che vorrei dirvi è che eh, il danno eh, della macula è comunque un danno controllabile, ovvero la degenerazione maculare si può controllare. Um, alcuni pazienti chiedono, potete chiamare chiedere, alcuni chiedono ma ah, gli integratori fanno bene, fanno male, cosa sono, mi hanno detto che non posso fare niente, mi hanno detto che non c'è nulla da fare, mi hanno detto che è un problema eccetera eccetera, l'integratore in sé è una parola generica, la nutraceutica invece è la um, parte nobile degli integratori, quella con la scienza dietro, cioè, e poi spesso è alchemica, è biodisponibile, guardate qua questa polvere eh, di eh, piante super selezionate, senza maltodestrine, senza glutine e che viene disciolta in acqua tiepida eh, e ogni mattina a digiuno voi potete eh, prendere un prodotto Retina Project, Macula Project, Glau Project, perché ha il glaucoma, flexi per le articolazioni o immuno per avere un'immunità eh, degna, nel nome che porta, tutti questi sono comunque gestibili. Beh, eh, essendo poi l'assorbimento sul linguale, si può bere un attimo, si sciacqua tipo il e poi si manda giù. Così, in questa maniera, il, il principio primo entra subito nel, 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 nel circolo vascolare: arriva agli occhi in 18 secondi e gli occhi, ma arriva in ogni organo in pochi secondi. Chi è il direttore d'orchestra di questo veicolo È torrente vascolare? Uno dice sì, i vasi sanguigni, non solo, ma sotto stimolo di luce e vibrazione la ghiandola pineale il liquore poi decide dove va eh, l'alchimia la, della, della nutraceutica nell'organo firma, nell'organo eh, destinato. E può essere qualsiasi organo. È chiaro che i nostri prodotti poi cresceranno. I nutraceutici dell'istituto dell che si chiamano Pinelli Nutraceuticals, ma eh, avranno un'evoluzione chiaramente, tutti questi sono prodotti che poi aumenteranno di numero di specie e andranno nell'organo prediletto, preferito. Quello che sto bevendo adesso, è, ad esempio, con un tin di zafferano, zafferano di Fez, del Marocco, che è il più potente zafferano. Sappiamo tutti che lo zafferano è un antiossidante un maculo protettore e non solo agisce anche sull'umore e agisce anche sulla qualità del sonno simil melatonina quindi è molto importante sapere che in madre natura c'è tutto purché venga resa bio disponibile e venga resa uh, la più pura possibile quindi ricapitolando questa prima parte della nostra diretta uh, molto particolare perché io da casa mia Parlo a casa vostra e oltre a questo contatto eh, eh, abbiamo anche il numero di telefono, quindi potete anche chiedere informazioni. Il team è pronto, infatti, sento già che ci sono delle telefonate a livello informativo, eh, non solamente eh, poste a fissare una consulenza, però francamente interessante perché molta gente che dice: Cavoli, ma allora io avevo questo destino. Uh, nefasto di degenerazione obbligatoria, noi abbiamo visto ad esempio famiglie anche venute dallo Utah oppure da fuori la uh, da Svizzera, dall'Italia, dalla Francia, da tutte le parti, che dopo un anno, due, tre mi dicono sono stabile, dottore, vengo una volta all'anno, io dico sì, si può fare anche una volta all'anno il trattamento con un traceutico oppure se stai bene fai un OCT dalle tue parti e se trovi un medico integrato e un oculista che guarda uh, questo mondo. Uh, con un occhio, uh, diciamo così, verso la scienza del futuro, che è sempre più ecologica, e sempre meno invasiva, chiaramente ti basterà mandarmi uno CT, però se vuoi venire una volta all'anno, i pazienti poi chiedono spesso anche di venire più volte e quindi dobbiamo organizzare l'agenda, che non è una cosa uh, secondaria, perché dobbiamo esserci per i bisogni delle persone. Quindi la maculopatia è il mondo più esteso importante, e importante, sta aumentando anche perché... Uh, molti tipi di interventi poi possono, e anche di dismetabolismo e stile di vita possono indurre maculopatia. Le maculopatie stanno aumentando ahimè, per fortuna che esiste la fotovimodulazione e la nutaceutica che le tamponano. Poi la luce però verrà utilizzata anche per altri mh, eh, problemi all'occhio, poi vi spiegherò nella seconda parte come è nata la luce nella mia vita eh, scientifica, professionale e anche a livello di arte della guarigione non solo della malattia la malattia deriva da mala acta quindi etimologicamente significa un'azione anche sbagliata una parola sbagliata, una sentenza e, e invece la salute è satelux quindi tutte le informazioni che vi ho detto vi hanno preparato poi al discorso della uh, che continueremo nella seconda parte, quindi maculopatici eh, sappiate che per voi c'è un rimedio, e poi c'è la certezza scientifica oggi che potete non peggiorare, ma avere un piccolo miglioramento, e tramite i corpi sottili e la neuroscienza del futuro. Grazie, e ci vediamo nella prossima parte di trasmissione. A dopo, all'Istituto Seri di Lugano, incontriamo Maria Grazia che ci racconta la sua esperienza. Partiamo dal problema che Maria Grazia ha. Allora, il mio problema è una edema a livello oculare eh, causato da una piccola trombosi in un vaso sanguigno dell'occhio destro. Mi sono accorta casualmente perché eh, iniziavo a vedere le figure eh, in modo ondulato, non eh, in modo limpido. Quando è successo? È successo perché sono andata a una visita oculistica... Mh, per la patente, per il rinnovo patente, perché io assolutamente non mi ero accorta di questo problema. E facendomi vedere prima da un occhio e poi dall'altro, quando è arrivato l'occhio, cioè la prova sull'occhio destro, cioè, vedevo le, le lettere molto ondulate, ma soprattutto alcune addirittura coperte da un velo bianco, quindi mi sono spaventata. E ho avuto due iniezioni all'occhio sinistro di cortisone, all'occhio destro, scusate, di cortisone. Il primo ha fatto effetto, il secondo mh, meno, non ha cambiato la mia situazione. Giustamente la mia oculista mi ha detto fermiamoci un attimo con le iniezioni, vediamo un attimo se, vediamo, eh, se questa ciste va a riassorbirsi da sola. Casualmente poi vedo la trasmissione su Telecolor perché io guardo molto Telecolor, mi piace come trasmissione, e perché io opero in un campo olistico e, e ho visto, casualmente mi è apparso il dottor Pinelli, mi è piaciuto molto a livello energetico perché è stato molto chiaro in tutto quello che diceva, tutto ciò che diceva mi mm, arrivava... Benissimo, nel mio io, cioè nel mio dente, nel mio, io l'ho ascoltato proprio bene, l'ho accolto e ho detto: perché no? Prendiamo appuntamento. Ho chiamato, l'appuntamento l'ho avuto dopo un po' di mesi perché la lista di attesa è lunga, però ho, nel frattempo ho continuato le mie cure con l'oculista che mi seguiva. Pinelli mi è piaciuto perché mi ha accolto. Non mi ha fatto sentire malata. Questa cosa mi ha proprio fatto, dato un senso di benessere e mi sono affidata a lui. Perché se ti avvicini a questo percorso devi affidarti alle persone che hai davanti, perché di fronte hai un professionista, un dottore molto preparato che sa quello che sta facendo e quindi mi sono affidata. Mi ha mi ha spiegato la situazione, mi ha detto se volevo fare appunto una, un lavoro innanzitutto olistico, cioè di credere a questa cosa e poi soprattutto un percorso assumendo un integratore per tre mesi e dopodiché ho, ho accettato di fare la luce pulsata sull'occhio sano sono ritornata dopo tre mesi quattro mesi adesso non ho ben chiaro la tempistica e sono contenta perché ho avuto un miglioramento di un decimo sull'occhio sinistro sull'occhio sano quindi l'ho mantenuto bene e un miglioramento anche nell'occhio destro perché la ciste si sta riassorbendo ho due cisti quindi queste due piccole ciste si stanno riassorbendo il dottore mi ha detto che ci vuole tempo e ci vuole anche molta pazienza. Quando sarà completamente riassorbito, sperando che si riassorba, ma sono molto positiva su questo, andrò a fare anche la luce pulsata, come ha detto il dottore, anche su quest'occhio per mantenerlo sano. Mi affido e quindi le impressioni sono positive. L'ambiente è molto accogliente, le ragazze sono bravissime, ma anche il dottore. Eh, mi ha dato sempre molta serenità sotto questo punto di vista quindi le impressioni sono buone molto buone speriamo che questo percorso vada avanti bene con la mia mi auguro questo ecco grazie ringraziamo Maria Grazia ri ringrazio voi ringrazio Telecolor ma soprattutto ripeto anche il dottor Pinelli perché è quello su cui io mi sono affidata tantissimo Eccoci qua nella seconda parte, eh, per chi si mettesse eh, in onda in questo momento, eh, che iniziasse la trasmissione in questo momento, è stata una prima parte che giustifica il fatto che io sono qui a casa mia oggi al di Lugano, questa sera e vengo in casa vostra da qua direttamente perché oggi abbiamo fatto tutto il giorno di trattamenti poi la truppa anche di Telecolor ha filmato anche delle persone trattate dal vivo, che poi potrete anche eh, vedere e sentire che cosa hanno provato. Dunque, nella prima parte abbiamo parlato di fotobiomodulazione per la maculopatia e eh, quindi ecco, i pazienti maculopatici possono usufruire del numero di sovraimpressione, dove ci sono eh, persone che rispondono alla sedita di recolo in Italia, ma persone anche che rispondono di qua. A tutte le informazioni poi raccolgono le telefonate, poi eh, ne riparliamo, verrete chiamati e per le spiegazioni e anche per eventuali richieste di qualsiasi tipo scientifico, personale o anche di consulenza, eccetera. Quindi abbiamo, facendo l'assunto della prima parte, abbiamo detto che la fotomodulazione eh, è il rimedio eh, oggi delle neuroscienze più efficace per la maculopatia asciutta e con nutraceutica poi che precede, quindi che sgonfia la parte domatosa per la macropatia umida che poi quando diventa asciutta si può fotobiomodulare. Per la macropatia umida esistono anche dei protocolli di iniezioni che noi non pratichiamo, ma sono molto diffuse e sono far farmaci chimici. Noi privilegiamo invece la nutraceutica che è l'evoluzione degli integratori con pubblicazione scientifica e che è un una serie di prodotti uno Uh, si, sinergico con l'altro in formulazioni, con la Retina Project, Macula Project, Flexi Project per l'articolazione, Immuno Project, Glau Project si Zafferano, ad esempio, Marocco, il FES, il più potente che c'è per, eh, per pulire tutte le superfici, eh, o gli intestini degli organi dalle parti antiossidanti. In questo caso si parla di occhio io sono oculista però medico integrato, quindi mi occupo comunque di una trasmissione de dello stimolo luminoso e anche vibrazionale in tutto il corpo. Parlando invece di oftalmologia pura, che poi riguarda anche me, che sono un paziente operato ero mio per tanti anni fa, mi sono fatto eh, trattare e oggi non sono più un portatore di protesi fissa, cioè occhiale, esistono diverse tecniche. Dunque la storia della luce, per quanto riguarda la mia vita e la mia, eh, eh, diciamo, quell'itinerario di ehm, prima di musicista, pianista, e direttore orchestra, poi di medico, di oftalmologo, e di ricercatore nel campo delle neuroscienze, eh, cominciò con eh, il keratocono. Il keratocono è una eh, tendenza a una degenerazione corneale che una volta portava al trapianto di cornea perché continuava a progredire questa degenerazione oggi, con la tecnica di crosslinking transepiteliale, in primis, prima è stata Epi-off, cioè con l'epitelio rimosso. Eh, mentre adesso noi abbiamo eh, io e Brian Boxer Walkler tanti anni fa a Los Angeles, abbiamo brevettato, abbiamo abbiamo standardizzato la trans cioè due gocce, eh, poche gocce di riboflavina osmotica detta Paracel, che poi ha fatto il giro del mondo, ormai è, è stata comprata da Avidro, che è una company di Boston che poi diventò Glaucos, è assorbita da Glaucos, insomma il Paracel è il brevetto che io ho portato a termine tanti anni fa, che poi ho ceduto eh, e adesso ho salvato eh, insieme alla i raggi ultravioletti con il cross link in trans quello accelerato diverse persone tante tante persone d'altra pianta di cornea nacque così quindi la, la bellezza della luce a, a, associata alla vitamina B2 che è un fotorecettore e poi rilascia l'energia del collagene della cornea quindi cheratocono si può bloccare si può fermare in questa maniera non invasiva bilaterale meravigliosa poi c'è il rimedio per i difetti visivi, miopia, presbiopia, ipermetropia, astigmatismo, insieme Insieme e con una, un trattamento unico bilaterale in dolore che si chiama fentolasic. E qui si chiama fentolasic lux. Poi vi spieghiamo perché. La fentolasic è eseguita, come potete vedere, eh, il, fento, eh, il laser da fento secondo. È una macchina conosciuta, la Fentolasic è una tecnica diffusa ovunque per diversi effetti visivi. Ci sono alcuni algoritmi per la presbiopia inseriti nelle macchine, ci sono invece alcuni algoritmi come il nostro, Pinelli Presby Profile, che sono proprio contraddistinti da, da noi, alcuni che vent'anni fa hanno cominciato a fare presbilasic, cioè io, Guillermo eh, Avalos in Messico e poi anche altri e poi sto trasferito anche in, in America in Spagna diventò uh, una tecnica che poi molti laser hanno inserito per quanto mi riguarda io uso i miei algoritmi che sono algoritmi pubblicati scientificamente e fanno sì che con un difetto visivo da lontano o da vicino o associato in una seduta sola due minuti per occhio in dolore il paziente risolve tutto e ha um, tolto gli occhiali progressivi, fissi, eccetera, quindi queste protesi fisse, ci si può perfezionare poi con qualcosa di fine, dopo io ad esempio uso un riposante in macchina la sera quando c'è avuto tempo, ma non ho più le sedie o i di mio di prima, non ho la presbiopia, altri usano qualche cosina qua e là, ma di eh, perfezionante, volendo con una buona luce. Si può fare tutto senza, ma oggi viviamo in ufficio e quindi ecco, viviamo anche spesso in, con illuminazione scarsa. La allora, cosa più importante è che anche l'estate, che adesso è qui, addirittura anche agosto, la seconda metà di agosto, molte persone che sono impegnate, dirigenti o industriali o imprenditori chiedono se si può fare rimuovere il difetto visivo nel, prima, delle prima che le vacanze finiscano, cioè prima che io riprenda la mia attività, prenda aerei, eccetera. Sì, noi abbiamo anche spazi. Eh, eh, proprio per queste persone eh, quindi luglio ma anche agosto ecco agosto è incredibile Secondo la seconda metà di agosto abbiamo tantissime possibilità di poter rimuovere eh, l'occhiale fisso per la maculopatia invece prima modulazione che ho parlato che ho, che ho descritto nella prima parte di questo uh, di questo appuntamento di questa sera in diretta che da casa mia qui in seri sono lì nei a casa vostra, nei vostri divani, insieme a voi a parlare, con un caffè, un tè. Io, in questo caso, la nutraceutica che è uno dei nostri prodotti eh, di punta. Ne abbiamo 5 di prodotti di nutraceutica, e nei prossimi mesi, sicuramente raddoppieranno perché gli organi che hanno bisogno di nutraceutica sono tanti e vengono comunque attivati anche dalla fotorimodulazione associata alla vibrazione sonora. Perché questo. Input, questo turbo viene dato poi a livello centrale dall'Occus Ceruleus e la ghiandola pineale che portano poi nei vari organi il rimedio nutraceutico nei mesi successivi quando verrà poi preso per tre mesi, a volte sei mesi e poi come mantenimento tre mesi sì, tre mesi no una volta all'anno una persona può fare un check per i maculopatici, lo CT per invece i miopi astigmatici, per i perimetropi, un esame della refrazione. La cosa più importante da dire è questa, molto importante, quando uno rimuove un difetto visivo come ho fatto io 25 anni fa, come può fare adesso con la Fentolasic Lux, che alla fine della procedura Fentolasic, come potete vedere qui nel filmato della regia che gentilmente ha mandato, eh, con una riboflavina alla fine della procedura che stabilisce e stabilizza il collagene, quindi il percentuale di ritrattamenti noi è zero, quando una persona poi toglie una lente fissa, è chiaro che poi deve cercare di non usare le lenti. Da vicino può succedere in mezzo a diotria volante qua e là, questo può succedere, ingrandisce, non è un affallimento, è una bella cosa, ma non avrà più il progressivo, non avrà più l'occhiale fisso a meno che qualcuno o questa persona non vada a farselo prescrivere più volte. Quindi se dopo 5, 6, 7 anni torna con 3-4 occhiali, è perché il primo che ha prescritto dopo un anno o due all'intervento o dal trattamento non era opportuno riportarlo in maniera fissa, se una persona porta un occhiale fisso per un anno chiaramente poi senza occhiali vede meno di quando inizia a portare la mezza diottria all'inizio quindi è importante il trattamento ma la sua educazione e la gestione dopo quindi quando noi trattiamo qualcuno per togliere la protesi fissa io dico sempre siamo una società insieme, siamo cioè Entrambi dobbiamo continuare poi con un viatico per essere meno dipendenti. Meno dipendenti dalla lente fissa significa anche portare, ad esempio, l'estate un buon occhiale per la luce, modulatore della luce, non occhiale da sole. Anche qui parleremo in autunno cosa significa un occhiale da sole e cosa significa un occhiale che modula il sole, che quindi usa la luce del sole nella lunghezza d'onda gradita dalla retina tutto questo che riguarda la luce quindi contraddistingue i seri nel mondo è, è comunque eh, molto interessante anche per noi che lo facciamo ogni giorno perché non è mai routine eh, ma è energia pura pubblicata scientificamente quindi l'innovazione, l'innovatore è sempre una prepista, e poi si augura che anche altri possano eh, continuare eh, in questa nuova branca della medicina e delle scienze che sta portando eh, il messaggio arcaico della non artificialità. Il mio parere, la mia idea è che la ghiandola pineale, qui i cerebri di Cartesio, interessava anche a Leonardo, qui vediamo addirittura dei disegni di Leonardo, che faceva vedere, grazie alla regia, gli occhi poi collegati al chiasma, eccetera, ma poi andavano in pineale. Oppure il discorso di, di Cartesio della pineale. Cartesio, nell'ultima parte della sua vita, era anche un anatomista, non era solo un filosofo. Non è solamente quello che ha detto Cogito, ergo sum, ma è quello che ha scritto un quaderno segreto di Parlo della pineale come sede dell'anima. Questa pigna che vediamo in giro ovunque, nei palazzi come simbolo, o l'occhio egizio che vorrei vedere, eh, significa il punto strategico stimolando il quale la conoscenza poi viene integrata nel pianeta uomo. Salute, quindi non è, medicina, non è malattia, ma è una medicina naturale. È chiaro che possiamo assumere anche noi sostanze che la pineale produce: la cosa più bella è stimolarla a produrla o produrle. E quindi non va calcificata, non va stimolata la calcificazione, è molto sensibile al suoro, Quindi, non usiamo i dentifrici al suoro, stiamo attenti all'acqua che beviamo. Per esempio per quanto mi riguarda l'informazione dell'acqua è importante, noi siamo fatti d'acqua, quindi la qualità dell'acqua è importantissima e la nutraceutica ad esempio, comunque parleremo nelle prossime puntate di cosa significa acqua, quale acqua, la sua informazione, la nutraceutica, cosa sono i prodotti, Pinelli Nutraceutico, portano il mio nome, sono brandizzati, ma lo facciamo solo per la qualità, cioè noi vogliamo una qualità elevata. E la purezza degli elementi che ci sono dentro sono tutti fitochimici naturali. E qui ringrazio la regia per... che sta facendo vedere un articolo scientifico di International Journal of Molecular Science che abbiamo pubblicato insieme ad altre università dove si parla di fitochimica naturale, come una medicina antichissima. Se la storia della medicina dell'uomo è lunga così negli ultimi 500.000 anni, sappiate che la medicina di adesso la farmacologia chimica è l'ultimo due millimetri. Tutto questo è l'arco della storia della medicina dell'uomo prima dell'illuminismo. E qui era tutta naturale, ma era scientifica. Oggi esistono pubblicazioni scientifiche, allora no, però allora c'è l'arte della guarigione. Oggi si, oggi si parla molto di matie, la cui etimologia è mala acta. Malattia, mala acta un'azione inopportuna, che può essere emotiva, che può essere una parola, che può essere un'abitudine. Salute sat lux, eh? significa pieno di luce, con la luce. Ecco, sono metafore importanti, la luce è amica dell'uomo se modulata, quindi miopi, astigmatici, ipermetropi e presbiti, anche d'estate o comunque tutto l'anno potete usufruire della Fentolasi Lux. La parte lux adesso la regia gentilmente ha fatto notare è che eh, è quella parte finale dove la riboflavina che fu brevettata per irrobustire il, il collagene per il keratocono viene utilizzata anche sopra eh, il, il lembo il flap eh, di risultato finale della femtolasic che è molto diffusa anche da altri dottori in tutto il mondo ma la lux finale la sigilla e non la sigilla solo a livello tisotale e cellulare ma la sigilla a livello uh, di informazione. L'informazione cellulare con i fotoni che uh, stimolano i mitocondri, le fibre collagene, ad essere più integrate nel sistema che è stato uh, reso sferico uh, e ha riportato una visione nitida. Quindi se vogliamo chiudere il discorso della luce nelle prime due parti di questa trasmissione, maculopatia, e maculopatici, avete visto che c'è il numero in sovraimpressione, ci sono molte persone qui in seri questa sera, ma anche negli istituti telecall, pronte a ricevere delle telefonate, dare informazioni o poi essere richiamate. Per ogni tipo di consulenza, per la maculopatia addirittura in giornata viene fatta la fotomodulazione subito e quindi è una procedura elegante molto veloce, che piace molto alle persone e poi è efficace, ha senso anche quando va rifatta nello stesso giornata, attimo perché eh, proprio ha un effetto immediato, anche la decisione è molto rapida, le persone dicono ma sono qua lo faccio adesso, soprattutto se abitano lontano, mentre per la Fentolasi Groups possono anche programmare un trattamento secondo la loro agenda, anche della nostra, che grazie a Dio è un'agenda molto lunga e abbiamo... In tanti mesi di attesa per, per quanto riguarda la medicina integrata, le neuroscienze e i corpi sottili. Quindi, riassumendo queste due eh, prime parti della trasmissione fatte stasera, in diretta da casa mia, qui in seri, in casa vostra, anche perché oggi abbiamo lavorato fino a poco tempo fa, abbiamo dovuto fare questa diretta da qui. Per me è ancora meglio perché è Bella questa esperienza perché questa è casa mia, sono spesso in questa stanza a parlare con i pazienti, ma io entro adesso nelle vostre case, sono quello lì da voi, i divani, dove siete a casa vostra. Quindi è più diretto il collegamento non solo tra l'oculista, il dottor Pinelli di Pilendi Planet, ma proprio l'uomo che viene a dire che ci sono dei rimedi che non sapevamo esistessero. E quindi qui ringrazio, esempio, anche l'articolo di Ophthalmology Times che dice New Horizon. Eh, New Frontier addirittura, la regia giustamente è entrata negli Stati Uniti, cioè hanno detto anche là la Fentolasi Clux è un nuovo step per poter curare i difetti visivi e togliere gli occhiali fissi alle persone, naturalmente ci devono essere dei parametri, quindi ci sono una serie di esami che vengono fatti qui da un team di più persone all'istituto e alla fine poi si decide, si opta se c'è idoneità e quando va fatto eccetera. Io l'ho fatto 25 anni fa, sono un paziente contento, sicuramente vedo bene, la perfezione non esiste, il 95-96% di visione è sufficiente per vivere, eh, non uso occhiali da vicino, uso solo dei riposanti a lontano la sera di mezza diottria d'inverno, alcuni invece i nostri pazienti, il contrario, vedono bene da lontano e ogni tanto usano mezza diottria di perfezionante per vicino, dipende dal lavoro che fanno e dall'illuminazione che hanno in ufficio. <coughs> Se abbiamo illuminazioni al computer o luci scarse, eccetera, chiaramente abbiamo bisogno di qualcosa a volte. Se vivessimo tutti all'aperto uh, in un posto incontaminato in Australia, a Le Spring, oppure a Fuerteventura, a Lanzarote o in, in Kenya, chiaramente non porteremmo più nulla e porteremmo solo occhiali da sole oppure occhiali fotobio durante la luce Parleremo anche di tutte queste cose, cioè il mondo della luce, della vibrazione è un mondo cellulare, è un mondo che mette in ordine il sistema cellulare, in ordine frattale, è sano e antiossidante. Attenzione al fenomeno dell'antiossidante e pulito e sano come organo, perché questo è imprescindibile. Dalle parti sottili dell'uomo e quindi nel momento in cui tutti i corpi sottili sono in ordine, anche quello emotivo, anche quello dell'anima. Una volta si diceva anticamente che curando l'anima poi anche il corpo può eh, variare. Infatti esistono malattie psicosomatiche causate da traumi o da eh, dispiaceri, e quindi poi c'è una malattia fisica, però nessuno ci ha detto che rimediando sui corpi sottili e, variando la parte sottile, può anche, eh, la malattia può attenuarsi o comunque avere una rigenerazione cellulare. Quindi il futuro della medicina sarà, a mio parere, o comunque questa sarà la strada che percorrerò io e il mio team, ma non solo, perché ho visto che molti istituti al mondo lo stanno facendo, a carattere scientifico e della rigenerazione cellulare stimolare la, il ricambio, l'apoptosi, l'autofagia, tutti questi ricambi cellulari in modo che i tessuti si rinnovino. Chiaramente il tessuto si rinnova fisicamente se hai anche un rinnovamento della parte dei corpi sottili e da settembre in poi parleremo anche della medicina integrata. Quindi da oculista, quale io sono e sarò, però passo in medicina integrata e in neuroscienze e quindi... Nel mondo della light therapy, della fotobiomodulazione, che usa gli occhi come porte verso un sistema unitario. Quindi miopi astigmatici, permetropi, presbiti e maculopatici, oggi potete eh, usufruire della fotobiomodulazione in un caso e della Fentola glux, nell'altro, potete solo informarvi, chiamare e qualcuno vi darà un'assistenza delle spiegazioni noi qui a Lugano riusciremo a non solo darvi anche materiale scientifico ma darvi anche un rimedio, un trattamento idoneo alla, alle vostre esigenze. Io stesso eh, mi faccio una modulazione all'anno perché da ex mio per me voglio tenere la, la retina Sana e rafforzata, la retina di un mio che è una retina comunque un po' più ovale, però vedo pazienti operati 10, 15, 20 anni fa che tornano da noi sanissimi e chiedono una fotomodulazione di, di rinforzo. Quindi la fentola Lux va bene per togliere gli effetti visivi, poi ci può essere una fotomodulazione di, di rinforzo. In maculopatia, invece, la fotomodulazione è proprio togliere o ridurre il numero di drusen e fare in modo che con la nutraceutica, dopo i vari prodotti di Pinelli Nutraceuticals che sono. Comunque naturali e pubblicati scientificamente, tutte le sostanze e le formulazioni che poi la regia potrà, eh, ringrazio di averne messe un paio per far capire cosa contengono e eh, gli articoli scientifici che stanno alle loro spalle, ecco, tutto, tutte formulazioni e, e in forma. In, in, in forma naturale, non in capsula, ma in polvere, senza maltodestrine, senza glutine, vengono messe in acqua tiepida e così vengono prima eh, come sommelier gustate, nel senso che vanno nei vasi sublinguali e poi vengono ingerite. E arrivano nel torrente vascolare poi negli organi molto prima che quando passano come compresse dallo stomaco. Quindi a questo punto io vi ringrazio, vi saluto e grazie per essere stati con noi poi per quanto riguarda la fentola ziglux l'argomento che abbiamo toccato prima eh, assistere alle impressioni e alle sensazioni di Eleonora che ha fatto il trattamento oggi e quindi vi auguro un buon ascolto una buona visione del parere di Eleonora grazie Eleonora, sei qui per? Per recuperare la vista, eh, tanto che soffro di miopia e ho sentito parlare di una tecnica alternativa, un approccio un po' diverso dalla medicina tradizionale e quindi mi sono affidata a questa vista più olistica del dottor Pinelli. Possiamo sapere la tua età, da dove vieni? Sono di Bergamo e ho 46 anni. Che aspettative hai? E finalmente ritrovare la mia luce attraverso questo intervento, insomma, la vista è un po' tutto, no? Ci permette di ampliare tutti i sensi che, che abbiamo a disposizione. Quindi le aspettative sono finalmente di ritornare a vedere senza gli occhiali. Infatti arriva un momento in cui si decide, si prende la decisione e si va avanti. Eh sì, eh sì, perché comunque l'occhiale è senz'altro un, un elemento di supporto, però limitante, limitante quando si fa sport, quando si devono fare delle attività un pochino più fisiche, no? eh, anche se anche banalmente una camminata, eh, quando fa caldo l'occhiale magari ti dà fastidio, no? c'è un po' di sudorazione quant e quant'altro. Il fatto di poter essere libera, perché forse la parola giusta è libertà, no? eh, quindi di essere poi se stessi, eh, penso che sia la cosa più bella. Le tue sensazioni prima? Allora, ho tante aspettative, un po' di adrenalina, come immagino che sia legittimo avere, e, e spero poi di, di vedere pienamente, insomma. Oggi è anche una bellissima giornata di sole, quindi a maggior ragione, no? esperienza diversa, non avrei mai immaginato una cosa del genere, fotoni, luce, bellissimo e apparentemente già si vede qualcosa di più rispetto a, a prima immediatamente, quindi bene, bellissimo. Sono e contenta. il sorriso dice... Tu. <ride> Poi vediamo dopo, però sì, per adesso, bene, bello, è stata un'esperienza, non solo un, un intervento, se così si può chiamare. Sono emozionatissima per le mie figlie, perché sono <ride> <è tutto> contenta. <50. ride> Troviamo Eleonora dopo una mattinata molto intensa e il meritato riposo anche. Assolutamente. Com'è andata? Bene, bene, eh, ho riposato, bene, diciamo mi sono anche proprio addormentata, quindi probabilmente è calato anche un filo di, di adrenalina e adesso tutto ha una dimensione diversa, una luce diversa, quindi sono molto contenta, vedo, vedo bene e quindi sono soddisfatta del, del, percorso, del percorso fatto. Eleonora ha cominciato col sorriso e ce l'ha ancora ma addirittura più solare, più radiante. Eh, beh sì ti cambia un po' la vita <ride> è chiaro che la, 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 la vista non è completamente nitida perché siamo, abbiamo appena concluso il tutto però vedo molto bene e quindi sono molto molto soddisfatta e il sorriso ce l'ha anche la mamma è, adesso sì adesso sì tantissimo perché vedere Eleonora così contenta così, così leggera oramai perché beh, sono avuto tanti anni di occhialini che appunto non era tanto... Non apprezzavo. Non ho più niente. Eh, e infatti cosa le è venuto in mente? Sì, giuro, dal primo pensiero ho visto lei da piccolina proprio che passava e diceva gli occhiali che non voglio e devo metterli. E invece adesso stamattina quando l'ho vista bella sorridente, è dato tutto bene, e mi sono anche emozionata, è vero. Pensando a tutto questo. Mm? Possiamo definirla una svolta, un nuovo punto di partenza? Direi di sì. Cavana. Direi di sì. Ti cambia la vita. Sì, sì, quindi molto contenta e adesso inizio una nuova avventura. Grazie, ringraziamo Eleonora e la sua mamma per aver condiviso questa esperienza con tutti noi, grazie. Gra grazie, mille. grazie a voi per la, la disponibilità e io spero che possa di essere di buon auspicio questo scambio, questa intervista per tanti altri che vogliono, vogliono abbandonare gli occhiali e dare spazio ad altre, ad, ad un'altra vita, insomma. Bene ritrovati. La nostra terza sì. parte, sì. almeno da scaletta, dovrebbe essere dedicata alla nutraceutica. Beh. Nutraceutica? Beh. Cos'è? Io ricordo che Hola. qualche anno fa già avevamo qualche difficoltà a pronunciare questa parola, nutraceutica. È vero, eh, è vero. Sì, perché eh, se vogliamo proprio essere agli inizi, cioè spiegarlo a, ai neofiti, cioè vogliamo noi stessi, uno dice: Ma che cos'è? Cioè, cosa io che cosa differenzia la nutraceutica da, dagli integratori oh, normali? Oh, classica domanda, perfetta. Conosciamo. Io conosco gli integratori. L'integratore è il nome più, più vecchio, quindi ormai è passato? No? Integra. ok. Però integra cosa? Cioè, andiamo là sua: integra ciò che ho, oppure mi, mi dà qualcosa che non ho: un po' di zinco, un po' di magnesio, un po' di, Perfetto. La nutraceutica, invece, è un altro step, cioè mette insieme diversi elementi in prodotti non monotematici, cioè non c'è zinco da solo, magnesio da solo, ma diversi tipi di piante, estratti secchi o polvere di piante calibrate alchemicamente, scientificamente, danno un prodotto che si occupa di un certo tipo di prevenzione del problema. Questo il glau, che è appena nato, aiuta le fibre della retina in coloro che hanno il glaucoma e che mettono le gocce continuano a mettere le gocce ma si preparano anche ad avere una retina più forte. Alcuni casi hanno diminuito la, te la terapia, non sostituisce una terapia medica, scientifica e istituzionale perché non vogliamo andare sul territorio dei, dei, dei protocolli approvati dalle, dalla politica degli stati, però francamente esiste gente che va avanti solo con questi, come ci sono persone che vanno avanti solo con il farmaco chimico. Questo è il nuovo rinascimento della farmacologia. Perfetto, naturale. Qui non ci sono grandi segreti. No, il dottor Pinelli generosamente scritto, eh? condivide no. con noi, no, anche perché è pubblicato anche sul sito web. Dappertutto, no? ma Come sono i tutti marchi. Esatto. Chiaramente il marchio è depositato, però guardiamo ad esempio lì. Che... Ma c'è un elemento ecco. che balza gli occhi subito. Ebbè, eh è quello che colora questo bicchiere di rosso. Noi pensiamo che lo zafferano sia giallo. giallo. <ride> il risotto, ho sentito una disputa, eh, il risotto di Monza in una trasmissione sì. che deve essere a tutti i costi giallo, una disputa no, no, ma, infinita. Perfetto. Però lo zafferano più prezioso che. è quello rosso. Esatto. E lo troviamo ad esempio nei mercati delle spezie in Marocco, Fez. No, esatto, anche cirica. perché oggi non si può assolutamente, per motivi politici, non si può importare dal, dall'Iran, che Quello è un è grande produttore di, di zafferano eccellente. Ecco, però sono sempre posti dove è considerato una spezia i mercati. Però l'anticamente il mercato delle spezie era un mercato di salute. Noi anche. le spezie le usiamo qua e là nel cibi, che anche. Invece, una volta eravamo proprio medicina, quindi il mercato delle spezie di Fez o eh, di Istanbul, eccetera, Cairo anche. Eh, ecco, attenzione perché lì era la via dei rimedi per la salute, quindi erano collegate anche alla botanica e certo. anche alla medicina. Noi siamo ritornati lì, quindi questo contiene zafferano che compriamo dalla dal Marocco, poi Mirtillo Nero, beh, tanto Mirtillo Nero perché è un grande veicolo, anche poi affinità con la rete sappiamo, le bacche di goji che sono un antiossidante. E poi Ginseng, perché è Ginseng? Perché il Ginseng ha un potere importante anche sulle cellule cerebrali, cioè okay. il sistema nervoso è centrale... Detto, sì. sì, e poi dà molta energia, quindi in questo caso noi dobbiamo ridare energia a un nervo ottico che è un po', una retina un po' stirata dalla pressione dell'occhio. Viene controllata alle gocce, va qui, quindi ridiamo energia a un tessuto che soffre e quindi il ginseng. Poi il tè rosso va benissimo e la vitamina B12, perché la vitamina B12? Perché sappiamo che ha affinità con il tessuto nervoso, è neuroprotettiva o protettrice. Ma che cosa significa l'insieme di questo? L'insieme di questo è la nutraceutica, certo. cioè più forze mirate a uno scopo poi scientificamente compatibili, pubblicate e poi il marchio dell'insieme. Dell ecco perché non c'è una cosa sola, quindi l'integratore può essere singolo. E questo è il nuovo rinascimento della medicina nutraceutica farà sì che ci saranno sempre più prodotti di questo tipo per diversi tipi di organi, in questo caso è la retina, ma certo. ci può essere anche, ad esempio, altro. E la biodisponibilità, perché noi sappiamo che... Ehm, a volte il non funzionamento di alcuni prodotti, di alcuni integratori anche magari eccellenti in, in campo teorico, mm. ma poi non, eh, non danno il risultato sperato. Forse questo dipende anche dall'incapacità che abbiamo di assorbirli, eh, di, assorberli, ecco, sì, di uno, metabolizzarli. Sì, uno è questo, l'altro è la, la formulazione, cioè la metodica, non tanto quali principi, ma come. Io, ad esempio, sto facendo un gesto adesso dove metto. Della polvere in acqua e quindi creo una biodisponibilità, aggiungo acqua, molto importante, è tiepida. E quindi cosa succede? Al mattino vanno presi a digiuno con un cucchiaino da caffè o di tè, due o tre dita, e in questo caso si scioglie, e poi va ingerito e si sciacqua un po' con i vasi sublinguali e poi si manda giù. Quindi e quindi questo ci garantisce la massima biodisponibilità perfetta. Perfetto, perché i vasi sublinguali portano subito nel torrente circolatorio. Io lo consiglio a digiuno al mattino, una scatola di questo tipo dura un mese, 25 giorni, un mese. Tutte le mattine, dopo 20 minuti, colazione. Alla fine, poi questo è un ciclo di un mese. Uno può fare. Dipende, tre mesi oppure mesi alterni, ecco dipende dalla prescrizione e dal caso. Certo, c'è una cosa che mia madre mi, mi dice sempre tutte le volte quando parliamo di integratori o di prodotti. Il dottor Pinelli ha detto che si assume 20 giorni e 10 si lascia sì. a riposare perché il corpo deve ha reagire. Ragione, ha ragione. L'ha capita bene questa lezione? Sì, perché, Conferma? Sì, confermo perché anche i contadini, ad esempio, gli agricoltori, conoscono che la terra non va toccata sempre, ma va anche poi lasciata lavare, e eh, quindi... lavorare. Guardi questo, noi abbiamo detto che luce e nutraceutica erano un binomio, me l'abbiamo detto per primi, no? sembrava sì. una cosa strana. C'è un articolo non nostro, che dice che lo zafferano e la fotobiomodulazione sono insieme due neuroprotettori. Attenzione, allora è già diventata scienza. Quindi noi l'abbiamo. Teorizzata per primi. Questi sono esperimenti sulla retina dei topi. Dei ma rapini. certo, perché questi qui. Perché questi, perché questi scienziati, dopo avendo sentito questa cosa, hanno cominciato piano piano con i sì, trial. Sì. Ma non essendoci controindicazioni, noi abbiamo già risultati su, beh, su, ovvio. sugli esseri umani. Anzi, solo effetti benefici, non ci sarà niente. Oh, un di Un'altra cosa della nutraceutica, bravissima, non ha effetti collaterali. Cioè, non ha l'effetto collaterale di un farmaco chimico che ha anche altro. Sì, che quindi, è sempre comunque un po' tossico. Sì, più anche o perché meno tossico. è scritto, ma anche all'AIFA lo dicono, cioè effetto collaterale quali? Se non ha effetti collaterali è difficile che passi, cioè, che venga prodotto. Però a un momento alcuni farmaci potenti salvavita giustamente servono e, e quindi grazie alla farmacologia. Adesso forse con questi noi pensiamo, pensiamo puntiamo alla prevenzione. Questo, ecco qua. La, ecco qua, noi abbiamo detto la stessa cosa prima di quell'altro del, dello zafferan fotomodulazione e però è uguale, cioè pubblicazione, i nutraceutici combinati con la luce e abbiamo parlato di un, di un caso di retinal degeneration. Quindi qui possiamo dire eh, pigmentosa, Stargard, retinopatie altre. Quindi degenerazioni miopiche, miopi elevati con una, una, una retina debole. Praticamente da noi adesso arrivano tutti che dicono: Ma io posso rinforzarmi la retina? E lì la fotobiomodulazione offre quella risposta che prima non c'era. Infatti, il nostro istituto si sta trasformando in un in light institute, non un OI no, institute. Ma light, ecco qua le Drusen. Beh, a sei mesi si sono comunque ridotte di molto, e all'anno. Alcuni casi, ma grande percentuale, si appiattisce e quindi il visus aumenta. È chiaro, eh sì. Di Ve conseguenza vedono... il paziente ha un comfort visivo notevole. Notevole. Poi, sì. poi ti chiede per mantenerlo una volta ogni tanto il paziente. Diciamo sì, ma può essere anche un'abitudine, tutto sommato, è come uno stile di nutrizione di un certo tipo, non è più una dieta, diventa uno stile di vita. Ecco. Molto bello, sì. sì allora, abbiamo dato risalto a questo nuovo integratore, mm -hmm. il Glau, sì. perché sì. Ehm, rappresenta una risposta interessante per chi ha problemi, e sono tanti, anche col glaucoma. Oh, eh. come no? E anche questo fa paura perché se non trattato bene, se non rispo... devo dire che la maggior parte delle persone se la cavano abbastanza bene sì. ecco, col glaucoma. Sì. Altri no. Però eh, a volte eh. il campo visivo si stringe, eh sì, a volte sì. vedono meno. Quindi noi con questo proteggiamo e preveniamo il restringimento esatto, del campo visivo. Forte. Ah, qui la regia adesso ci sta inondando di pubblicazioni. Sì, questo qui è incredibile. Guardi che dice? Qua. Allora. Un altro, eh, è una, eh, Vediamo. incredibile questo. Dice che... E la sequenza di fotomodulazione e dello zafferano, qui ancora sugli animali anni fa, erano studi sulla degenerazione retinica. Insomma, stiamo andando veramente dappertutto. Vabbè, insomma, comunque sempre degenerazione, retinica Sì, sono spagnoli questi. Questa cosa sì, 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 è Spagna. Sì, ormai è lo zafferano Questo eh, consacra lo zafferano come l'ingrediente. Il, diciamo, il, più interessante per, per la maculopatia, ma sì. anche per la degenerazione. Retinica. retinica. Quindi vorrei dire che lo zafferano è anche energizzante per tutto il corpo. Sì, Se dovessimo sì. fare un prodotto che dà energia al di là degli occhi al sistema dei mitocondri. E uscirà anche per sani che vogliono restare in, in vitalità io metterò dentro lo zafferano cioè, ah sì? Anche. quindi ormai sì, sì, una sì. volta scoperto non lo abbandona no più, perché Luca. va dosato a seconda dei compagni di viaggio ha degli scopi diversi la nutraceutica è bella perché puoi fare delle eh, come il pittore, parliamo di nascimento. Ci ho provato anch'io a coltivarlo lo zafferano, Mixate. non è facile, <ride> ma ci riuscirò. Ci vuole non un è sole, facile. No, ma l'interno rosso è una fiaba. Ah, fiamma. una cosa sì, da, gli... da soddisfazione. Quando dicono che sporcarsi le mani con la terra fa bene, sì. fa proprio bene. Infatti è la parte centrale del, del fiore che, che eh, è sì, quella gli, rossa. Gli stam, come si chiamano? Stam. Stami? stami? Stami. Stimi. Stimi. Stami, boh. Fatecelo sapere, telefonateci per... Si dica come perché, si chiamano. Vogliamo comunque... fare i, i coltivatori... Stimi, di... stami, no, stami. Okay. Comunque, comunque, sì, sì. Questi sono quelli che, negli altri casi, sono i pistilli, lì hanno un nome ma, specifico. Ma è interessante questa, perché questa parte, perché poi anche l'insetto che va a impollinare, sì, sì, si spucano, lì va. Eh, se uno sta a vedere, tutti... Ecco, e, e addirittura, se, se, se alcuni studi hanno, hanno detto che alcuni insetti non solo sentono il profumo, il colore, qui di colore vengono attirati per curiosità, ecco perché sono variopinti, ma c'è anche una vibrazione della pianta che quando l'insetto è in zona manda una radiazione sonora e l'insetto la sente. Vede il colore, sente la vibrazione e va e così impollina. Cioè è fenomenale. È anche vero che lo zafferano hanno sempre detto e ehm, ci sono degli integratori anche di zafferano per il buon umore. Certo. Abbiamo sempre detto che da non, energizzante, non abbiamo, ma da anche non abbiamo detto tutto, tono all'umore detto, detto proprietà. Sì, perché poi oltre l'occhio e il cibo va anche negli organi centrali. Sei stimolato dalla luce, dalla, dalla ghiandola, che, di cui parleremo a settembre, centrale poi, Lì parte tutto, quindi è un grande energizzante in sì, generale. Benissimo. Vogliamo okay. dedicare un po' di attenzione anche agli altri si. e altre sue creature si. che stasera non ha degnato di di portare. Di no, ma non era parlare. solo portare, Parlarne, ci mancherebbe. No, ecco, però ricordiamo, ecco, ecco quello qua. storico. Ah, questo è il eh, è quello il, che ha l'artiglio del diavolo è Il flexi. Il, il flexi, perfetto. Ecco, la curcuma anche, però, eh, tantissima. Sì. La curcuma addirittura titolata al 95%, è potentissima. Vitamina C, va bene. La scutellaria una radice, è una radice molto utile per le articolazioni. L'artiglio del diavolo, anche. Quindi qui, perché è titolata al 30% in, ba in baikalina? La baikalina è un ingrediente fondamentale della scutellaria radice che... Ha ah, un'affinità con, con le nostre articolazioni tendono i tendini e il collagene. E poi usiamo anche il collagene marino e non bovino. L'artiglio sì, del grazie. diavolo. Sempre radice, però ci sono due radici perché distinguiamo la radice dalla foglia dal fiore? Zafferano zafferano il fiore, lì in fondo abbiamo il potere in alto, la, alcune radici il potere l'hanno sottoterra, e quindi noi è lì che prendiamo eh, il principio. Primo. Non tutti. Eh, hanno nello stesso livello della pianta la parte più interessante. Ah, quello è un mondo meraviglioso. Eh, perché le articolazioni, siccome sono internamente al corpo, la radice è nascosta, l'articolazione è nascosta, l'affinità è non evidente. Interessante. Per oh. la pelle è difficile che la radice serva, è per l'interno che serve la radice. Per la pelle possiamo prendere fiore, foglie, eccetera. Quindi c'è una logica anche della struttura anatomica della pianta e dell'uomo. Bene, quindi se state un po' scricchiolando e incomincia qualche <ride> doloretto a farsi sentire, ecco, sapete come sì. correre. No, penso che questi... Queste possibilità che ci offre la natura, in sostanza, qui dopo c'è anche molta scienza dietro, molta ricerca. Mm. Ho sempre ammirato i formulatori, eh? cioè sono sì. le figure chiave, ma anche nelle aziende farmaceutiche sì. eh? Eh, il segreto viene dato proprio sì. da bravi formulatori. Sì. Ecco, sono. Sono utili soprattutto, noi ricorriamo a questi per curarci, ma potremmo curarci no, in prima. forma preventiva? No, dobbiamo eh. far, usarli prima. Ho, ho perso un po' di tempo per dire una no, cosa. Eh, io, io, volevo, io volevo eh, allacciarmi al discorso dei formulatori. È chiaro che io adoro formulare, ho studiato anni in sordina e poi ho cominciato. Formulare è un po' un processo alchemico, eh, cioè sì, è un'arte. Sì, sì. Ecco, Non sai perché metti insieme alcune cose le prime volte, poi hai una certa esperienza. Per esempio: uno, ecco, Che una, meraviglia! Ecco, una persona che vede tutti questi dice, Ma dove li mettiamo? Noi li abbiamo usati per l'immunità. L'Immunoproject contiene tutti questi tipi di fitochimici, però in proporzioni alchemiche, diversi. Per esempio, l'ichiene islandico per i polmoni, perché in Islanda ci fa freddo. quindi ci sono. Ecco, e quindi una parte. Eh, eh, tra parentesi la pianta stessa richiama un pochino. Sembra i bronchioni, vero? Che sembra una stringa. Forma funzione, sì. forma funzione. Questo lo dice anche Michelangelo, anche Leonardo. Ma chi avrebbe pensato che l'Ibisco, ad esempio, è un grandissimo eh, eh, stimolatore dell'apparato immunitario? Nessuno. L'ibisco è un fiore, no? No, no, l'ibisco è molto potente come eh, immuno rinforzante. Oppure l'uncaria tomentosa, quella è potentissima. Il Q10, lo conosciamo. Il coenzima Q10 è veramente Q10. indispensabile per la salute. Però importante è anche abbinato: l'uteina, il tagete seretta, il vitilonina. Ma nero. tutto questo era in un unico prodotto, anche questa è la seconda tabella? Sì. Poi c'è il camu camu a sinistra in basso, che è la, la, la vitamina C. il Ecco, Melisoto, sì, stima, sono tutti nell'immuno. Questo la è, è quello che ci fa evitare o gestire le influenze autunno e inverno. Ecco, altro non dico, ma molte persone con l'immuno si hanno sfangato l'inverno senza fare nient'altro. Quindi questo è eh l'immuno, certo. Poi ci sono. Ha dentro anche il prezioso e ahimè costoso resveratrollo. Beh, quello lì è incredibile, noi lo usiamo come precursore dalla polidatina poi il resveratrolo diventa così in cellula è molto difficile utilizzare il resveratrolo attivo cioè attivarlo spesso sì. è volatile cioè è difficilissimo prendere la biodisponibilità. se prendi il suo precursore e in cellula diventa resveratrolo non lo perdi ma lo fai tu eh beh, è chiaro. Ecco. l'abbiamo fatto in polidatina sì. comunque interessantissimo sì. Molto davvero. e questo è l'immuno poi c'è il retina e il macula Due. Non so se la regia ha pronto Sì, però abbiamo per comunque lo diciamo noi: il Retina il Project è stato il primo, sì. poi il Plus, poi il Macula Project e poi eh, Flexi, Immuno e Glau. Poi ne seguiranno degli altri. Adesso ci, andiamo, ci divertiamo ad andare in altri organi. Questo è il. Quello con la centella è il macula, o Ma no? Anche il retina. Questo è il retina. Sì? Ah. Questo è lo storico. Ah, il primo proprio sì. di tutti, è vero già, questo è un po' che non rivediamo le tabelle, quindi non ho Questo è eh, ho lo storico eh, fantastico, sì, sì, quello, questo qui. l'emblica, il taggetio, Sì, questo ricordo, qui è sì. veramente potentissimo per mantenere anche in salute le retine eh, sane. Infatti, di molta tutti. gente ce lo chiede, facciamo: diciamo tre mesi sì, tre mesi no in agricoltura ci sono i mesi in cui devi lavorarci, i mesi Conciniamo. in cui raccogli <ride> esatto. cosa. e raccogliamo i frutti questo, con una bella questo è il visione. macula, è il macula. Sì, centella du di due tipi no, no, in polvere e stato esatto, secco melilotto, ananas di cui bromelina, bromelina è molto attiva sui fotorecettori maculari carcadea anche, è un grande antiossidante noi pensiamo che il carcadea sia un terosso egiziano c'è cioè dell'altro, guardate quanto carcade abbiamo messo. Veramente tanto? Sì, perché è un antiossidante mostruosamente attivo sulla macula. Centella diuretico, quindi anche per le maculopatie umide questo aiuta moltissimo ad abbassare l'edema. Sì. Eh, no, io non sostituisco questo alle iniezioni, ci sono dei protocolli, benissimo. Quando però i protocolli delle iniezioni mostreranno prima o poi delle efficienze e limiti. Noi qui già stiamo lavorando in parallelo per ridurre gli edemi e poi facciamo la fotobiomodulazione. Quindi questi prodotti preparano alla fotobiomodulazione. Certo. Ecco, quindi per adesso sono questi. Ora allora penso che stavolta abbiamo mostrati tutti, no? Sì, abbiamo e abbiamo anche spiegato bravi. questo è l'immuno, questo qui è il più eh, è stato il più Difficile, complesso infatti. Più difficile. Questo, è, questo è veramente è un affresco eh, di, eh, enorme cioè come fare un affresco di 6 metri per 9, cioè, cioè, eh, non dico la cappella Sistina, ma quasi questo è stato un anno ci cioè, abbiamo messo perché ho dovuto capire quanti in che percentuali e perché. e A mi fondo abbiamo messo lo zinco pure. Sì, ho notato, lo stavo proprio notando. Questo è il prodotto, secondo me, più completo eh, per tutti le persone che vogliono mantenere uno stato di immunità attivo. Se quindi poi viene stimolata una fotobimodulazione, viene preso anche in tutto e inverno, io vorrei proprio valutare VES, PC, proteina C reattiva, sì. i fattori immunitari, prelievo prima, prelievo dopo e chiedere se avete fatto influenze o no, senza prendere altro. Ecco, questo è lo scopo dell'immuno, prevenire... Passare un autunno-inverno senza manifestazione, avendo un'immunità forte, quindi chiaramente il microorganismo non riesce a entrare. No, interessante, poi stavo guardando anche, stavo facendo il calcolo della vitamina C, che non viene data una vitamina C, diciamo. No chimica da laboratorio no, no, no. Ma, eh, di cui vitamina C esatto, mettiamo. è presa sono, dalla rosa canina e, dal camu camu attenzione ma. che sono, sono diversissime tra loro cioè, la vitamina C è una mm -hmm. ma le, la qualità di queste tre piante di vitamina C è leggermente diversa non solo in quantità ma anche in qualità infatti abbiamo messo 360 mg 210, 150 il totale è 360 ma l'abbiamo diviso tra uh, due. Diciamo. Ecco, ma i dosaggi, a parte quello che noi vediamo in onda, che diciamo la verità, il dottor Pinelli non cena, no. <ride> e abbiamo notato anche sì. un notevole dimagramento sì, eh, 5 kg in questo... Così. Ah, conferma, sì, sì, 5 kg in, in un mese. E in 40 giorni, sì. Complimenti. No, ma io ero in sovrappeso, quindi adesso sto lavorando. Andiamo avanti su con più. Poi parleremo anche di sì. questo. Però ho visto in pochissimi secondi che lei ne prende più di un cucchiaino. Sì, sì, bene, le... io, io ne faccio un regime quasi. Però alimentare. al pubblico cosa, cosa se ne consiglia un no, cucchiaino? No, tre mesi sì, tre mesi no. Sì, un cucchiaino e poi questo la mattina a digiuno. Perfetto. Siccome io però sono quasi a digiuno anche stasera, quindi per me potrebbe essere colazione. E male non fa. Benissimo, mm -hmm. l'ultima parte sarà dedicata alle vostre telefonate, ci raggiungerà Carlotta Chiappani, la segretaria Bene. di redazione, e forse avremo anche una telefonata. E lei andrà al pianoforte? Sì, 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 ci tengo. Mi Tutto fa tranquillo sì. allora. <ride> Dunque ben ritrovati, e la telecamera puntata sulla nostra ospite che ha passato la serata a ricevere le vostre telefonate. Buonasera, Carlo buonasera. Benvenuti a noi buonasera Carlotti. Buonasera Carlotta. Allora, com'è sì. stato il trend? Allora, molto buono, positivo, Bene. sempre molto attenti i nostri telespettatori, e okay. erano impazienti perché l'aspettavano, aspettano sempre questo appuntamento con ansia, Beh. anche durante la settimana mi chiamano. Ma, ma perché loro adesso sanno, cioè ci sono, li abbiamo informati, quindi... Sì, 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 È bello questo. Vuol ah, dire poi che sanno... Sì, è proprio un appuntamento irrinunciabile, sì. l'ho detto sì, all'inizio. Come è irrinunciabile l'appuntamento nella parte finale al pianoforte? Sì, ormai è diventato. un po' perché lei lo sanno tutti. che... È stato ed è anche tuttora un musicista, direttore d'orchestra, di talento direi, ma anche perché poi è propedeutico ai discorsi che abbiamo fatto di sotto il pianoforte. Certo che l'ultima puntata, quando lei ha suonato Morricone, mm -hmm. possiamo, gli ascolti si sono impegnati. Possiamo anche bissare, nel senso Dai. che è interessante quello che ha detto perché mi stanno riproponendo di dirigere o suonare concerti ogni tanto. Io adesso sto valutando con calma perché non ho il tempo per i pazienti, però se fosse terapeutico, cioè anziché bravo, applauso, non ci interessa più, probabilmente ogni tanto bisognerebbe farlo e puntare su brani di un certo tipo. Per esempio, eh, citato Morricone, io direi John Williams no? e Morricone, i due geni della musica da film con due brani magari di loro, musica, e poi che, che suono hanno usato, che vibrazione hanno usato per farci stimolare ciò che vedevano. Questi sono artisti con una marcia in più, come Wagner quando descriveva l'opera. Se oggi Wagner fosse vivo sarebbe un musicista da film. Allora ha fatto l'opera. Ecco, c'era un'associazione al, alla vita. Quindi se vogliamo ne parliamo. Prego. Allora, di John Williams. Che è il musicista di Spielberg, quindi tra Indiana Jones e T. Tutto. Io poi ho avuto la fortuna di conoscerlo e ci ho studiato a Tangle tanti anni fa quando studiavo direzione d'orchestra e composizione. John Williams ancora è ancora vivo, ha più di 90 anni, e lui ha sempre teorizzato che uh, bisognava vedere il suono. Quindi lui vedeva e immaginava. So, um, mi viene in mente una, un film, un inizio. Questo è un pezzo di Harry Potter, ma se noi lo suoniamo con la vibrazione e il tema... Questo è stato usato anche come effetto anche in Guerre Stellari e Star Wars, eccetera. Anche Star Wars, per esempio, quando fa... Ecco, non è solamente un tema, ma se tu ti fermi qua... Ti fermi un po' di più diventa vibrazione. Questo. Questo colpo. Non è solo bello. Se lo facessimo così. Ma. E poi. Noi veniamo attratti dalla vibrazione che sta sotto e poi diciamo: Che bel pezzo. E in più vediamo il film. Morricone invece, in c'era una volta in America, non cominciò il tema subito, ma cominciò così, e tu dici: Beh, che è? cioè, perché c'è? Non c'è ancora, poi e poi di nuovo. Questo è puro suono, poche erze eh, e poi... E poi... Uno poi si aspetta subito, no? No, lui fa... In questo momento noi aspettiamo il ricordo no, di De Niro e i suoi amici di, quando erano ragazzi, ma lui aspetta e poi fa. Poi. Quindi, questi due colossi hanno percepito che la vibrazione era da introdurre come prima cosa. Poi, sopra il tema, e commentava il film. Quindi, è un po' come una foto-biomodulazione della vita con uno stimolo sonoro sotto. Le, an le analogie sono le stesse perché, nel Rinascimento, sappiamo che Leonardo suonava anche la lira. Michelangelo che scriveva sonetti. Cioè, non facevano una cosa, facevano no, 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 studi no, no, di anatomia. Vero, sì. Ecco, allora, se torniamo nella nuova medicina integrata, eh, possiamo pensare che l'arte, ad esempio, aiuterà lo scienziato a inventare cose più nuove, lo stimolo dell'arte. Esatto. Comunque, grazie per avermi fatto no, dato, grazie, dato questa grazie, opportunità. Siamo noi molto grati di questo momento che è davvero molto significativo. Bene. Le telefonate, forse la telefonata, Andiamo. che riusciremo a passare. Parto con la prima sì. telefonata. Certo. Roberta, da Pavia, 54 anni. Fin da piccola porto gli occhiali. Poi da adolescente ho iniziato ad usare le lenti a contatto. Ho una forte miopia di circa meno 8. Astigmatismo. Ed iniziale presbiopia. Volevo sapere se con un difetto così importante è possibile valutare un trattamento. Sì, eh, se lo spessore corneale è idoneo, possiamo anche lavorare su otto di ottrie e l'astigmatismo e la presbiopia, perché la gestione della miopia e della presbiopia è fattibile. Togliendo la miopia ad arte. E con un algoritmo ad arte possiamo far sì che questa persona veda da lontano e anche da vicino. Il problema del miope è che teme di perdere il vicino. Eh sì. Dice io vedo talmente bene da vicino, magari così, eh? che non è poi un vicino, il vicino è così. Però dice io da vicino vedo molto bene, non ti dice che non vede un cavolo da lontano, generalmente il miope. Il vicino è l'unica cosa che ha, Beh, fantastica. Quindi ti dice non me lo tocchi questo. Ecco, secondo me togliere tutta la miopia a un presbite non è interessante perché poi se lo metti in condizione di portare occhiali per il vicino si nervosisce. Non è abituato a avere un vicino. Non... È una miope. forma anche, ma è molto emotiva la struttura sì. del miope, che è diversa dall'ipermetrope. Cioè un miope non ha lo stesso carattere dell'ipermetrope, re, reagisce diversamente alle difficoltà o alle cose belle della vita. Il miope generalmente quando sfuoca e dilata le pupille ha un certo tipo di attenzione, la calas è miope. Mentre l'ipermetrope è più da warriors, cioè stringe la pupilla e attacca. Gen ma non, eh, non, è, non sono cose belle o brutte. Non dico che i miopi sono buoni, gli ipermetropi, no. Però sono due tendenze che già l'ombroso aveva messo insieme oltre alle forme dei visi. Quindi lei potrebbe. Tanto per parlare di medicina integrata interessante, io ho fatto degli studi sulle personalità dei miopi, degli ipermetropi e gli astigmatici anche. La presbiopia invece è democratica, purtroppo arriva a tutti a una certa età, un po' di stanchezza, la possiamo gestire con la femto. Quindi, questa signora può, se c'è spessore corneale, fare la fentolasi lux. Bene, sì. Bene. c'è la telefonata, chiedo Facciamo scusa, prima Carlotta. la telefonata, sì, sentiamo sì. che è in linea, pronto? Sì, pronto, sono Giovanna Martinez. Uh, Benvenuta, signora sì. Giovanna. Ben, ecco, ben trovati a voi. Eh, volevo, volevo raccontare un po' la mia esperienza, volevo fare una testimonianza per quanto riguarda l'esperienza che ho avuto con le cure del professor Pinelli. Certo, noi sì. siamo qui ad ascoltarla, signora. Grazie. Prego. Allora, intanto buonasera a tutti Ma e sono sei. felice di fare questa testimonianza. Inizio col dire che ho conosciuto il professore attraverso una, una, una persona, appunto, che ha avuto dei risultati eccellenti, strabilianti e quindi io ho preso subito l'appuntamento. E sono stata ricevuta intanto con un ambiente meraviglioso, rilassante, tranquillo e con uno staff veramente che ti fa sentire in famiglia e questo già non è, non è poco. Comunque io sono arrivata dal professore con, le spiego la mia patologia, con una maculopatia secca all'occhio di sinistra, inoltre eh, un leucoma, paracentrale che quindi eh, mi prende bene bene la visione, e, e, e all'occhio invece di destra con una maculopatia eh, esudattiva yeah. e quindi di costretta a fare, costretta. diciamo che la terapia ufficiale dice di fare questi intact reali, e quindi ogni tanto io facevo, questa, queste, facevo questa, queste terapie. Allora, eh, queste terapie avevano, hanno, hanno comunque un intervallo minimo, eh, un mese, un mese e mezzo, massimo, massimo due mesi, e quindi ho fatto tante di quelle punture e così. Insomma, sono arrivata in queste condizioni da professore. Bene, poi eh, durante la visita, appunto una visita specialistica meravigliosa, eh, col viso infatti avevo, eh, dunque, avevo allora all'occhio destro un decimo, vedevo, all'occhio sinistro Decimi. Eh, ho dimenticato di dire che comunque nel frattempo che facevo anche l'intra di tre aree all'occhio di destra sono andati in atrofia, quindi vedevo, proprio, quasi, vedevo quasi niente. E, va bene, intanto oh, mi ha segnato, oh, l, 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 ho preso la, la macula eh, sì. che è un integratore del professore. Sì. E per scioglie. tutti questi mesi e, e quindi poi mi ha dato un controllo un controllo a breve e, quindi l'ho fatto dopo tre mesi ho fatto un controllo ebbene e nel frattempo io la mia cura era solo con la nutraceutica sì. e, Diciamo questa cosa bellissima, con una grande sorpresa, dopo tre mesi all'occhio di destra dove io vedevo, eh, vedevo un decimo, comincio a vedere due tre decimi. Sì. È... È all'occhio di sinistra... Comincio a vedere dai 6 ai 7 sì, decimi sì, e questo sì. dopo un po', eh, continuo a fare. Eh, eh, ah ecco, eh, ho dimenticato un'altra cosa, che nella prima visita ho fatto subito la biopotomodulazione. Ah ecco, ecco. l'aveva fatta, quindi non è un particolare. L'ho fatta alla prima visita all'occhio di, di, di sinistra, sì, perché sì, a sì. di destra ancora non si poteva fare, eh, in esatto. quanto era... C'era ah, la a ancora, quindi ecco, Bene. E perciò, allora considerando eh, la nutriceutica e, e, e la, la fotobiografia, sì. eh, dopo tre mesi io all'occhio di destra vedevo due, tre decimi. Bene. Eh, e adesso, decimito. signor Giovanna, eh? vero? Sì. Adesso Beh. si è stabilizzato il risultato, lei... Continua, anno, no, di... Adesso le racconto, adesso le racconto, <ride> altro che se si è stabilizzato. Allora non solo si è stabilizzato e dico pure che comunque dopo aver fatto la biopostmodulazione la prima volta all'occhio di sinistra, io ho cominciato già da subito a vederci più chiaro perché era eh, sempre offuscata insomma, la visione mm. e poi era pure minima ecco, e quindi già ci vedevo più chiaro. Eh, dopo all'altro controllo ancora dopo altri tre mesi continuando sempre ad traceutica eccetera eccoci qua adesso adesso, a... adesso, Adè, adesso dunque eh, grazie per questa testimonianza perché fa capire quanto eh, c'è la comprensione totale da parte esempio, sì, del paziente sì. qui pr prima abbiamo ridotto l'edema da una parte e fatto la foto dall'altra poi nell'altro dall quindi ha avuto un aumento di visione in entrambi, è questo Certamente, no? Sì, sì. Certamente, e poi adesso ho fatto un altro controllo, sì, appunto, sì. Ecco, e ho fatto la, la fotobiomodulazione in tutti e due gli occhi. E certo. Ecco, e comunque sono arrivata al controllo scorso, sono arrivata a 5 decimi con l'occhio destro e sì. a 7 all'occhio sinistro. Sì. Eh, eh, abbiamo riammutato questo perché sì. è, Però è stata brava che... anche lei, eh? ecco, bravissimo se... il dottor Pinelli e il suo staff. Ma anche lei ci ha bravo. messo impegno, sì. signora. Si è capito, brava tanto. E poi eh, io vi ricordo benissimo, e eh, grazie, anche perché poi abbiamo parlato anche di, di altre persone. Io ho chiamato quella persona e è un fenomeno. Quindi grazie per questa presentazione sì. di Angela eh? che e è un'amica poi... che ce la teniamo ah, sì? per noi sì. Ah, sì? perché eh, il nostro messaggio poi della foto di modulazione si è espanso benissimo oh. noi non abbiamo Grazie. moltissimo tempo quindi ci dobbiamo salutare però è un stata abbraccio. veramente preziosa perché poi con le sue parole non solo può fare la testimonial ma dà speranza anche sì. a altre persone che magari si sentono molto Molto depresse per una diagnosi sì. che è sempre piuttosto pesante Difficile, da sì. sopportare, da accettare. Grazie ancora. Grazie a cara, grazie. Si goda una buona estate, grazie, che grazie. bello eh? Eh, Poter è. Poter sì. anche guadagnare qualche decimo, In questo, in questo caso è stato un, è un lavoro stata... fatto bene. Bene. Oddio Carlotta, ti abbiamo tolto dai, molto no, spazio. ma se voleva, se sì. Allora, una donna, romina, 45 anni, di Milano. Ho una familiarità per glaucoma. La mia mamma da tanti anni utilizza le gocce. Volevo sapere se il prodotto a base di zafferano può aiutare in qualche modo a prevenire questa possibile patologia. Sì, l'abbiamo detto anche prima, questo prodotto, il GLAU Project, aiuta a tenere il nervo ottico più robusto e quindi continua con le gocce, la sua terapia, e poi può fare tre cicli di questo e poi vedere se a parità di gocce il tono è un po' più anche regolato e poi l'OCT che vedrà eh, dei parametri e anche il campo visivo della retina. A questo punto può decidere di ridurre o cambiare la terapia con le gocce oppure mantenerla però con una retina più robusta e quindi gestire meglio il glaucoma. Quindi la risposta è sì, cioè non è alternativo alle gocce ma aiuta. In alcuni casi invece di familiarità al glaucoma che il genitore o il nonno aveva senza sintomi lo diamo come prevenzione. In alcuni casi noi vedremo se non si svilupperà il glaucoma, ma in questo caso sì, può prenderlo, volentieri. Bene, proseguo. Un uomo Gianni, 68 anni, da Bergamo. Mi hanno diagnosticato una maculopatia atrofica iniziale nell'occhio destro. La mia visione è ancora buona, uso occhiali progressivi e non ho particolari disagi. Volevo sapere cosa posso fare per mantenere stabile questa situazione. Bello, è una bella domanda. Ah, sì. Io direi che innanzitutto bisogna pensare alla macula, alla retina. Manteniamo una maculopatia iniziale senza sintomi e quindi una fotomodulazione inutraceutica. Un Poi tante volte i pazienti chiedono anche: ma se la macula è sana mi toglie anche gli occhiali con la cornea. In alcuni casi l'abbiamo fatto. Cioè con una maculopatia silente o quasi Solamente su detta o inizialmente OCT senza sintomi abbiamo tolto il difetto visivo sulla cornea. Eh sì. sì. E poi siamo tornati indietro sì, a dare doppia energia alla persona: non solo non sono maculopatico obbligatoriamente, ma l'ho stoppata prima che arrivasse, mi tolgo gli occhiali e poi rigestisco la cornea in maniera preventiva. In alcuni casi l'abbiamo fatto perché non c'era motivo per non farlo. Certo, non puoi pensare che un maculopatico asintomatico inizialissimo diventi per forza tale. Quindi se cominci a prevenire e a irrobustire, fai la cornea e poi valuteremo nel tempo il mantenimento di una retina sana. Se questo è il nostro obiettivo lo facciamo. Quindi si sta spostando il messaggio e la richiesta da maculopatici eh, sintomatici, che sono quelli che io dico sempre voi. Venite da noi e noi siamo l'ultima spiaggia, no? no. <ride> ma non è. No, è bello però perché l'innovatore spesso è l'ultima spiaggia, non è mai la prima. Se ci fate caso, prima si girano quelli che eh, eh, si conoscono, l'innovatore lo lascia in fondo, ma è anche il suo destino, è anche la sua parte bella. Poi lui arriva tante volte con de delle situazioni tremende, però c'è sempre una possibilità di rimettere in pista. Certo, poi c'è il paziente voluto che è in aumento, che viene da te all'inizio. Ma questo sta aumentando adesso. Addirittura c'è gente che vuole la fotovimodulazione e il suono in in piena salute. E ha ragione, perché in futuro sarà una eh, remise in forme no? prima di ammalarsi. <ride> e quindi ecco. E soprattutto perché la popolazione invecchia e quindi abbiamo proprio l'obbligo verso noi stessi di invecchiare bene. Perfetto. Eh, e quindi il, ci giochiamo tutto sulla prevenzione delle malattie, ma ci dobbiamo so, mettere anche impegno, eh, come la signora Giovanna che ha beh, chiamato: è, cioè, non è, è solo un investire denaro per l'amor del cielo, beh, paziente, se fosse solo questo. Ma ecco. Il paziente è fondamentale in questa terapia. Esatto, cioè, cioè. Il paziente come lei è un paziente. Un'altra cosa, invecchiamento interessante: se noi ricambiamo le cellule diamo energia mm -hmm. al corpo, prima i cor tramite i corpi sì. sottili. L'invecchiamento è diverso dall'invecchiamento. Chiaro, certo, da quello che abbiamo in Più muoviamo e più ricambiamo, meno invecchiamo. Come diciamo, uno dice, vado in pensione, non faccio più niente. Attenzione, non farti strategicamente un futuro drammatico. Un danno, quindi, Beh, dire no, vabbè, così. Un insuccesso mentale strategico te lo programmi con la pensione. Attenzione, anche in pensione continua a interessarti di qualcosa, perché la vita è movimento. Tutto ciò che è fermo è invecchia e poi... Non, ha, non è vitale. Ah, chiaro, anche le parole hanno un peso. Molto, sono, <ride> sono mo, molto più potenti di spade nel bene e nel male. Quindi l'effetto placebo e nocebo per me sono uguali, al contrario. Non è vero che esiste solo l'effetto nocebo e il placebo è così. No, per me l'effetto placebo è la prova che la scienza esiste. Perché? Se noi a parità di due prodotti, di cui uno è placebo e non sappiamo quale dei due, li prendiamo entrambi e con uno miglioriamo e con l'altro miglioriamo anche nella stessa maniera, non sapendo quale dei due è, vuol dire Quello che noi zero, okay. abbiamo riattivato la nostra possibilità di guarire credendoci. E quindi è molto importante, questa è scienza e eh, non mi si può dire il contrario, anche gli scienziati che mi ascolto possono dire questa è scienza e molti neuroscienziati stanno rivalutando l'effetto placebo come facente parte di una terapia. Perfetto, posso aggiungere solo una cosa, certo. le persone che magari non hanno ricevuto risposta tramite i blocchi che Carlotta giustamente ha selezionato, sappiate che però riceverete una risposta individuale tutti quanti. Sì, eh? sì. Quindi se avete sottoposto il vostro Qui, caso e eh, il vostro sì. problema, gli altri che non ce l'hanno fatta continuate pure a telefonare. E, e... Ma anche durante il mese esatto, tra la trasmissione e sì, l'altro? Cioè infatti, la prima Carlotta certo. poi noi ci teniamo in contatto e riprendiamo sì infatti perché Quindi, tanti chiamano tanti ecco tanti. vorrei dire non avete chiamato in vano se non siete stati no, esauditi subito possono eh. chiamare qui e al centro perfetto. possono chiamare noi e qui e poi noi ci linkiamo certo, sempre per certo. loro dottor Pinelli è stato prezioso anche questa sì, sera grazie e soprattutto mi piace questo suo atteggiamento ormai sempre più convinto sì. eh, che possiamo accedere a un rinascimento. No, non siamo più non siamo mai era. stati alternativi, non lo siamo più. E l'estate va bene, da settembre anche, e no, anche prima, un passo alla volta andiamo anche verso altri lidi. E noi siamo abituati a presentarne uno alla volta. Magari Sto zitta. Non diciamo niente. Ma so già. Lo so che certo. <ride> va, bene. va bene, dai. Perfetto, grazie, grazie. al nostro pubblico. Eh, Dottor Pinelli, lei è proprio ha un pubblico che la segue con grande, grande certo. attenzione. E ma anche affetto, che anche le due cose sono, insieme sono importanti. Eh, grazie anche a questa emittente. Lavoriamo bene. Grazie insieme. a voi. Carlotta, sì, buona serata a tutti. Grazie. Buonasera. grazie. Buonasera. grazie. Buonasera.